ingredienti che ci occorrono per il Nutella Biscuit sono 100 g di zucchero di canna, 2 uova, aroma alla vaniglia, crema alle nocciole, mi devi scusare se sto usando quella pandistelle, anche se i biscotti si chiamano Nutella Biscuit, ma io la preferisco perché è senza schifezze, quindi senza olio di palma, ed è quindi di migliore qualità, secondo i miei gusti ovviamente. 130 ml di olio di semi. Al posto dell'olio, se vuoi, puoi utilizzare tranquillamente 150 g di burro freddo. 50 g di farina di nocciole, io ho comprato la granella e poi l'ho ridotta così in farina. Poi un pizzico di sale e 250 g di farina. Iniziamo con la preparazione della pasta frolla rompendo le uova. Aggiungiamo lo zucchero e mescoliamo. A questo punto versiamo anche l'olio di semi. Essendo che questa è una pasta frolla all'olio, non ha bisogno di riposo. Invece, se metti al posto dell'olio il burro, la devi lasciare in frigorifero per almeno mezz'ora. Invece, in questo modo dimezziamo i tempi ed otteniamo una pasta frolla più light. Il pizzico di sale, la farina di nocciole che serve per dare più croccantezza al biscotto, ma puoi sostituirla con uguale quantità di farina, quindi sempre 50 g, oppure 50 g di fecola di patate. Però secondo me le nocciole, essendo che appunto la crema è fatta con quest'ultime, ci stanno benissimo. Ed adesso piano piano inseriamo la farina. Ti ricordo che dobbiamo ottenere un panetto, quindi dapprima mescoliamo con il cucchiaio e poi se ce n'è bisogno aggiungiamo altra farina. Impastiamo con le mani e dopo pochi secondi vedrai formarsi la palla. Deve venire liscia ed omogenea ed è pronta quando con un dito, visto, rimane la forma. Infarino leggermente la carta forno. Estendo la pasta frolla ad uno spessore di circa 4 mm. Prendo una tazza del diametro di circa 8 cm e mi ricavo dei cerchi. A questo punto prendiamo una teglia per muffin che io ho imburrato ed infarinato e ci adagiamo all'interno il disco. Questo sarà il nostro guscio che poi andrà riempito con la crema alle nocciole. Puoi anche scegliere di fare direttamente una crostata. Ti basta prendere uno stampo, quello per crostata, ed il gioco è fatto. Con il restante impasto facciamo i coperchi con un bicchierino di quelli proprio piccoli piccoli, in più dei piccoli cuoricini che andranno sovrapposti, però questi andranno cotti a parte. Adagiamo sopra il cuoricino facendo una leggera pressione, ma si attacca subito, e tutto attorno dei raggi, quindi dei piccoli taglietti. Proseguiamo in questo modo anche per la restante pasta frolla. Bucherello la superficie con i rembi di una forchetta perché non voglio che si gonfino durante la cottura. E cuocio nel forno preriscaldato a 180 gradi, questi per 20 minuti, mentre questi per 15 minuti. Chiave di crema alle nocciole. Prendiamo il sopra e lo adagiamo. Ed eccolo pronto, guarda che bontà e che bello che è. Favoloso e golosissimo. Se la ricetta ti è piaciuta, iscriviti, regalami un like e condividila su tutti i tuoi social.